presidente dei giuristi cattolici è un poco, diciamo, è poco corretto nei confronti dell'amministrazione comunale di Sala, perché voglio ricordare ai cittadini e essenzialmente al presidente dei giuristi cattolici che il comune di Sala Consilina ha dato corso ad un ricorso contro il Ministero di Grazia e Giustizia fatta davanti alla sezione regionale di Salerno del TAR e abbiamo avuto ragione nei confronti del Ministero. In più, al Consiglio di Stato è stato annullato il decreto di soppressione e siamo di fronte adesso ad una conferenza dei servizi che si è bloccata da circa un anno. Quando, ad iniziare dallo stesso presidente dei giuristi cattolici e da altre parti politiche che sono state in competizione con noi circa un anno fa nelle elezioni comunali, siamo stati additati come coloro che volevano fare della guerra giudiziaria per risolvere i problemi dei cittadini. Purtroppo il sindaco di Sala Consilina per loro ha avuto ragione e ha avuto il coraggio di dare corso a questa attività giudiziaria che ha dato frutto. Oggi, se ancora si parla di riapertura del carcere, io non voglio meriti, ma il merito senza dubbio lo debbono dare a chi lo ha, che è, diamo a Cesare quello che è di Cesare, al sindaco di Sala Consilina, all'amministrazione di Sala Consilina che ha proposto ricorso nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia e oggi il Ministero di Grazia e Giustizia deve dare delle risposte. Noi già abbiamo svolto un'attività in Consiglio Comunale, abbiamo fatto una delibera sempre su sollecitazione, non siamo né apati né cerchiamo di nascondere la testa sotto la sabbia. A breve sarà il sindaco di Sala Consilina nel mese di luglio che spiegherà a voi e a tutti i mass media quale sarà l'attività che sarà messa in campo, che è essenzialmente un'attività di natura politica, non un'attività di natura amministrativa. Noi non vogliamo provocare scossoni dal punto di vista tecnico, ma dobbiamo provocare scossoni dal punto di vista politico. Ma credo che oggi l'impegno debba essere preso anche dalla Regione, perché molti non sanno, come il Presidente dei giuristi cattolici, che il Comune di Sala Consilina ha sostenuto da solo questa attività giudiziaria nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia. Forse dovremmo chiedere questo impegno al governatore della Regione Campania, perché attraverso la Regione Campania, il provveditorato delle opere pubbliche del DAP, del Dipartimento di Prevenzione, diciamo delle carceri, si possa dare vita alla riapertura di questo carcere.